Ciao a tutti ragazzi e bentornati a un nuovo video di Stumble Guys. Si torna su Stumble Guys per votare le vostre mappe. Sono passati un po' di giorni che non votavo le vostre mappe. Abbiamo visto le mappe di alcuni creators, abbiamo visto la mappa di Gundam, abbiamo visto tantissime novità, creatività. Oggi tocca a vedere le vostre mappe di nuovo. Quindi torniamo nel nostro vecchio video e andiamo a vedere un po' di codici da provare. Mi raccomando, intanto supportatemi sempre con il codice Sparks in fondo. E vediamo se oggi becchiamo qualcosa nello show. Oggi tra l'altro è il giorno dell'aggiornamento, quindi dovrebbe uscire, se non erro, l'aggiornamento. È uscita pure la ruota Sagittarius. Spariamocela al volo, un giro al volo e troviamo Sagittarius. Ma come sa... Ah... Le altre ce l'ho, tra l'altro, quindi non me ne frega niente delle altre. Ok, dopo torniamo a ruotare con Sagittarius. Andiamo su Stumble Workshop e iniziamo a mettere i vostri codici. Allora, il primo codice che YouTube mi suggerisce è questa qui. Speriamo che non sia... Allora, special map, mappa speciale, ciao. PNG Carlo si chiama, ok, giochiamo. Sappiate che qualsiasi mappa sia già parkour, io la voterò in meno. La mappa invece race la voterò di più. Vediamo se riuscite a stupirmi oggi. Partenza è carina. Carina, molto carina, semplice. Non è un parkour, quindi è race, perfetto, sono morto subito, Ez. E sti steliche così grosse all'inizio. Sono un po' fetenti, ma col... Ah! Ma porca di quella paletta, è impossibile. Devo saltarci al centro, allora. Vabbè. Come farmi rosicare subito in una mappa? Ma come si fa, scusate, non c'è modo di superarla. Ma non c'è modo di vincere qua. Vai, vai. Perfetto. Cioè, con una botta di fortuna devo passare. Sennò col cavolo passo. Guarda. È tutto fatto troppo preciso. Ok, qua c'è il... Oh. Ma sto jumper non jumpa. E che non è che vado a fare jumper, scusa. Ma... Madò. La potenza dello sparxismo. Corri. Ok. Forse ce la faccio. Allora, devo essere sincero, la mappa è fatta bene, ok? Ci sono degli ostacoli carini, però... Già i primi ostacoli all'inizio sono fatti un po' male, cioè è troppo difficile all'inizio. Qua, questo ostacolo mi piace, perché c'è soltanto un'elica. Porca paletta, io che parlo. È un cannone che spara cannonate. E il resto è facile, vabbè, ci sta. Io direi un 6,5 per questa mappa. GG, deve essere una bella mappa tipo fatta veloce, però un po'... Un po' classica, con... Non so, voglio cambiare skin. Sta skin di Patrick non mi piace più. Facciamo 3 giri al volo, andiamo un po'. Ogni volta che proviamo la mappa facciamo 3 giri. Allora, 3 giri, 360 gemme. Porca palettina, vediamo un po'. Oh, no, niente. Fail, abbiamo failato. C'è andata malissimo. Wooly, nemmeno qua abbiamo preso niente. Obsidian Dark Pill sempre. Oh, ma guarda che sfiga. Una sfiga enorme. Ma una sfiga enormissima. Anche qua niente, vabbè, niente, ho capito. Ragazzi, voglio dirvi una cosa, ma non posso dirvi che cosa. È una cosa che dà molto hype. Tra qualche giorno scoprirete una novità. Probabilmente domani vi dirò una novità che voi nemmeno immaginate. E se fate i bravi faccio pure un regalino per questa novità. Quindi intanto mettete dei bei mi piace. Superate i 1500 mi piace e vi arriverà un bel regalino. Da domani inizierà la settimana dei regali. Che significa che in ogni mio video... Vi dirò quale sarà la skin che regalerò. Faremo dei giveaway tramite video, dove regalerò 10 skin diverse per ogni video. Preparatevi perché sarà un evento particolare, non dovete perdervelo. La mappa è di Matti Calcio, Cannoni Land per Sparks. Guarda, grazie per aver creato Cannoni Land, sarà il mio sogno vedere dei cannoni che sparano 6000 cannonate verso di me. Già c'ho gli incubi la notte. Ma che cavolo ha creato? È impazzito. Ma è possibile sopravvivere a quei cannoni? A me sa di sì, basta andare di qua in pratica. C'è cannoni land, però in verità... Ok. Ma come di sotto? Ah, senza spawn. Ormai sapete che quelli senza spawn siete delle persone cattive, orribili. Comunque, questa è vinta facile. Sembrava difficile, non è stata complicata per niente. Però voto direi... 3,5. Una mappa troppo facile. Ci sono i cannoni che non danno fastidio. E quindi basta andare a sinistra e vedi tutti i cannoni. Poi c'è il rettilineo e poi l'arrivo. Troppo facile come mappa. Direi 3,5. Impegniamoci di più le mappe, dai. Nuova mappa. Triggers. Non cadere. No. Già non cadere mi fa pensare che è parkour. Vediamo un po'.
No, non c'ho proprio voglia di fare parkour, ma la devo fare per forza. Ma boh, possiamo partire andando con un 6 perché... Ma vuole essere votato di meno? No, no, 6, 6. 6 perché per ora è carina. Oh, ma che fa? Che fai? Ok, checkpoint, bravis. Ok, e di qua devo arrivare fin qua sotto? Ah, ci arriva, perfetto. Prova a pelo, eh? Ma do pure qua a pelo. Io chiamerei questa mappa a pelo. No, sono scivolato stavolta. Sempre a pelo sono scivolato, però. Mi piace quando cado e rosico, è bellissimo. Ora. Perfetto. Ok. No, dimmi c'è lo spawn. Dai, ma dove sta il checkpoint qua, compa? Il checkpoint non esiste più. Ma un checkpoint lo potremmo mettere, almeno qua. Qua ci sta il checkpoint? Ok. Ma che serve a quel coso giallo là? No, sono scivolato. Immagino se parto da... Ah, ok. Stava a dire. No, un po' più indietro devo fare. Ah, perfetto. Qua l'ha messo il checkpoint. Ah, fedenzia. In quello di prima no. Ok, devo usare le taunt per fare, mi sa, questi trick. Con le taunt dovrei riuscire. Ok. Ma che fa? Salta con la panza. Patrick. Patrick, mi fa arrabbiare, eh. Con la panza mi salti. Ma perché rimbalza con la pancia? Che c'è l'effetto rimbalzo in quell'ultimo coso? Ok, questo qua mi sono dimenticato di fare il doppio jump. Ci sta. Ok, stavolta l'ho fatto per l'ultimo, sono riservato. Ah, mo sono conservato bene, vai. Ma brutto fetente che ero arrivato. C'è anche che fischia... Che arriva il triplice fischio dell'arbitro qua e finisce la partita. Oh, mi sto a far prendere dalla fretta, ragazzi. C'ho pure che finisce il tempo. Calma, Sparkseddu, calma. Oh. Devo dire, dai. 5 e mezzo, perché è una parkour. Però è fatta carina. Non troppo complicata. Cioè, che poi mi sono messi bene. Oggi, dottor Sparks, eh? Professor Sparks con gli occhiali oggi. Ogni tanto mi ricordo che ho gli occhiali da riposo e me li metto. Vediamo un po'. Niente. Schifo. Schifissimo. Poi... Niente, matto doppione. Sagittario! Sagittario, eschi! Eschi! Non esca. E niente, ancora altri 3 giri e niente. Vabbè, andiamo a provare un'altra mappa. La mappa dove è impossibile vincere. Ah, a proposito, prima di continuare, ci abbiamo SpongeBob qua, dov'è? Che vuole essere aperto. Ci sta il karate shop. Che oggi mi esce, me lo sento. Niente. Niente. E niente. Karate shop? A cavaletta. A più 15, buono però. Andiamo con la prossima mappa. Mappa dove è impossibile morire. Vediamo un po'. Solita mappa parkour. Viva la fantasia delle persone. Divertentissimo. Il cannone spara in un posto dove non ci sono io. Quindi nel chill. Qua sempre nel chill. Qua un bouncer che ho preso come uno stupido. Evitabilissimo. Ma qua devo salire sul coso? Tipo qua sopra? No, non devo salire, forse... Ma non serve salire, perché basta che... Oh! Ma no, non ho visto una mappa più inutile di questa, cioè... Cioè, in pratica... E scivola sempre, guarda, guarda che fastidioso. Vado di qua, che... Ah, perché vado di sotto. Allora devo saltare un po' prima. Tutto fatto male, sta mappa, incredibile. Ok.
Ma che ci sono delle cose che ci sono. Che hai messo degli oggetti che non servono a nulla. Ma guarda, te la voto due. Perché mi sembra abbastanza semplice come mappa. Cioè, non ti sei impegnato. E il professor Sparks dice no. Il professor Sparks dice no, mi spiace. Chaos Blaster. Oh, questa, il nome è già tutto così, mi incuriosisce. Tipo, sa di mappa tu super pro player. Che poi molte mappe si notano dal nome. Cioè, se metto un nome figo, vuol dire che la mappa è fatta bene e ci ha messo impegno. Invece metto un nome a caso, vuol dire che la mappa è tanto per. Ho notato sta cosa, è sempre così. Vediamo un po' sta mappa. Vedi? Addirittura. Già i cannoni da dietro. Ma scusa. Fighissimo. Aspetta. Già sono caduto, c'è il checkpoint. Ottimo. Già siamo amici del cuore dopo questo checkpoint. Ok, qua rimbalziamo così. E cadiamo di sotto come dei broccoli. Allora, rimbalziamo e andiamo dove c'è il jumper, dai. Non ci credo. Cosa è successo? Vai. Ok. Buona. Ma mi ha preso il martello, non l'avevo visto completamente. Stavolta non ci facciamo prendere, andiamo di qua. Cioè, devo salire sopra questo. Ma fighissimo. L'ostacolo assurdo. No, 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 non cascare. Niente. C'era il coso. C'era il buco dove. L'ho preso in pieno. Ma è un incubo. Ma. Ma porca paletta, dimmelo prima e poi devo andare qua. Oddio. Ma è difficilissimo. Ok. Perché il martello mi stava aspettando, ma sta mappa l'hai fatta come? Con tanta cattiveria, cioè. Hai detto, oggi voglio essere un bimbo cattivo, allora facciamo sta. Orca paletto, guarda. Vai, vai. Ok. Chi mi ha colpito? Chi? Chi? C'è nessuno. Ma chi mi colpisce? Il martello. C'è un martello piccolo, fetente, che ogni tanto dà martellate e mi piglia in pieno. Oh. No. Ma hai fatto un indietro, ma che è un flipper. Il martello giusto mi doveva prendere. Dimmi che c'è checkpoint, ok. Pure sti fiammiferi del cavolo. Ho avuto un'idea, anzi no. Ottimo. Porca pretti così. Ah! E queste devo andare lateralmente, mi sa. Perché sennò mi piglia sempre. Ottimo. Quel martello così insidioso, fastidiosissimo, eh? Ok. Guarda. Oh, ce l'abbiamo fatta. Oh, bella sta mappa. Bella, molto. 6,5. Dove è sta mappa qua? 6,5. 6,5 ci sta. 6,5 è buono. Facciamoci 3 giri. Anzi, 5 perché prima non l'abbiamo fatto. Quindi uno in meno di prima. Uno in meno perché prima non l'abbiamo fatta. Facciamo 5 invece di 6. Con lo sconto. Se non mi fai trovare il Sagittario entro oggi, mi arrabbio. Lo fa apposta. Me lo sta facendo apposta il gioco. Come sempre, dall'altro. Cioè, lui, se il gioco ogni volta mi fa i di. Pure per 40 voli, pur di non darmi al Sagittario. Che era l'ultimo questo? Niente. Non guardo. Niente. Gli ultimi due? Allora, noi abbiamo creato la mappa. È un noi. Non so perché se è un noi. Sono due persone, due ragazzini. Padre e figlio. Mamma e figlio. Padre e figlia. Non lo so. Già cannoni sento. Ah, che è un rettilineo. Ma che. Ah. Cioè si parte da qua. E l'obiettivo è scappare dai cannoni. Che in pratica i cannoni manco c'erano là sotto. È tutta a dritta quindi. Ma che stanno sparando i cannoni? Un po'. Oh wow. Devo dire che ce n'è stato di impegno, soprattutto perché c'è un blocco là sotto in fondo che secondo me va raggiunto con un big jump da qua con un. È parkour. E di qua l'arrivo? No, ragazzi, hanno scammato. Era un clickbait. L'arrivo era già all'inizio. Ma dopo questo ti do uno solo per il clickbait. Cioè, basta che ti buttai dall'inizio e vince. Che mappa è, scusa? Ma con quale criterio? Ma. Non ha senso questa mappa, ragazzi. Non ha senso. Mappa senza senso. Uno. Vediamo quest'altra mappa. Grazie a tutti quelli che giocheranno la mia mappa. Vediamo un po'. Ah. Devo dire, è molto complicata.
Si inizia già con un'elica che mi sbatte in, proprio le... Oh, oh, oh! Ma cos'è successo? Non ho capito niente. Ma va attraverso, ragazzi, non posso finire la mappa. Andiamo da questo lato? Bello, mi piace sta... complimenti. Molto bella. Pensavo ci fosse un glitch. Ah, sono uscito dal glitch, attenzione. E mo? Scusatemi, eh. Sono io, non sto capendo che devo fare qua. Ma che cavolo è, ragazzi? Ah, si sale da là sopra. Quindi è una mappa. Ok. Devo andare qua. Meno male che sto cascato qua, perché sennò rosicavo di brutto. Andiamo da qua. E poi dobbiamo rimbalzare. No! Ma porca paletta, non la parte glitchata. Lo sapevo che finiva male. Ma io dico, no? Quando penso è difficile fare una mappa non glitchata. Ma dove sono? Aiuto! È per sempre, glitchato per sempre. Ecco, sono uscito non so per quale, con quale forza. Chi mi ha salvato non lo so, guarda. Allora, di qua. Si va di qua. Stavolta non ci facciamo fregare. Ma che cosa mi ha aiutato, scusate? Vabbè, io vado di qua direttamente così. Vado qua. Giramento di destra! Diabolico. No, lo sapevo che finiva male. Ovviamente non c'è il checkpoint, giusto? Se non c'è il checkpoint, quitto. Ma dove sono? E che devo fare? Ragazzi, ah, ci sta Air Tram qua. Ah, si arriva dall'altro lato della mappa. Attendiamo l'ascensore. Ma? Ma porca di quella paletta! Ma lo potete dire che c'è stata la fermata? Fin dove arriva? Fin dove arriva? Ora! Vai! Vai che sono un problema di sbandamento di panza io. E qua che cosa devo fare? Ah, devo salire là sopra? Faccio un passaggio segreto qua che nessuno conosce, lo sapevo io. C'è il passaggio segreto. Ok. Oh, sta mappa comunque per essere parkour è fastidiosa, però è fatta bene, eh? Fatta una fambrodo! Cambia l'idea. Oddio. È perché mi ha scivolato. Di qua, di qua, di qua, di qua. Facile, facile. Facile.it. Qua basta, passiamo qua, non c'è niente. Cheat. Ok. Vabbè, abbiamo subito abbastanza molestie da queste palle. Ok. E mo? Ok. Curi, che c'è il martello veloce. Oh, ma quello ha fatto sta mappa è un genio. Ci ha fatto una mappa molto carina. Mo piano passiamo qua, tanto sono sicuro di hittare uno di queste eliche e morire. E invece no. Qua si scivola de panza. Curi, niente. Vabbè, ma non cure. Se non cure di panza, proviamo con la taunt. Attenzione, ho superato. Fermati. Buono. Aia, cosa ha preso? Sti strullamentini che sbuca. Dal nulla. Credo che tra poco finisce la mappa per il... Porco poletto. È finito, vedi? La voto 7. 7 meno perché sembrava bello, ma non l'ho completata perché ci sono ostacoli veramente fatti un po' male. Gli ostacoli sono fatti male, però il percorso mi piace. 7 meno è buono, anche perché è una mappa parkour. E lo sapete, 7 meno è tipo il 10 di race. Allora, speriamoci 10 giri nel Sagittario. Sperando che esce, se non esce ci riproveremo un'altra volta. Certo, 2000 passa gemme per trovare sto... Confidente Sagittario qua. Ormai ce l'abbiamo tutti. Tra la collezione della Zodio abbiamo. Che fai? Te ne privi per una. E non puoi. Comunque non esci nemmeno qua. Andiamo un po'. Terzo giro. Nemmeno qua. E certo, perché quando passa, che colpisce il Sagittario e sta finendo, il Deo non esce più. Invece quando va velocissimo sono più chance. Ad esempio ora niente, nessuna chance. Mi dà piancia. Sagittario esci. Sagittario. Potrebbe esserci una chance qua. No, niente. Come non detto. Oh.
Ma come la stiamo mettendo? Cosa è successo? Dovresti essere più cattiva a votare le mappe. Guarda, guarda, sta avvicinando, sta avvicinando. Si sta avvicinando. Lento, lento, il sagittario si avvicina. Nello spaxario. Vai, 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 qua siamo, qua siamo, qua. No. Iper 50 mitico spaccava tutto. Possiamo dire che oggi ci abbiamo provato a prendere questa città. Ci riproveremo un altro giorno. Giro gratis perché c'è il meme delle 5 gemme. Tanto usciranno 5 gemme 100%. Vi ricordo domani c'è una notizia bomba. Guarda, guarda, guarda. Ma sempre 5 gemme, ma incredibile. Mi raccomando, lasciate un mi piace nel video, l'iscrizione al canale e la campanellina sempre attiva. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella.